Ciao raga, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ci siamo qua tornati per parlare di calciomercato. Oggi ovviamente andremo a parlare un po' di Juve su Giovanni Simeone, che è stato fatto questo nome per il Vici Vlovic. E poi, se il video magari viene corto, parliamo anche di qualche altra trattativa che c'è stata e che c'è ancora in questi giorni in calciomercato. Anche se in questi ultimi giorni non ci sono state news particolarmente importanti. Un minuto dopo, la Juve acquista Molina, Pogba, Di Maria, Messi, Ronaldo. Vabbè, scherzo. Mi raccomando, raga, un bel like, una bella iscrizione al canale e condividete questo video con tutti i vostri amici. Mi raccomando, restate sempre aggiornati sul mio canale per non perdervi alcun video che pubblico. Mi raccomando. Se volete, apprezzate i miei video, magari con un commentino qua sotto. Ditemi se devo migliorare qualcosa, se invece va bene così. Vabbè, dai, partiamo allora. Diciamo che vi andrò un po' a dire la mia su Simeone, nel senso che sarebbe buono per il Vici Vlahovic, sarebbe un pacco, sarebbe un buon giocatore. Vi dirò insomma tutto quello che penso sul Ciolito Simeone. Ho visto varie, diciamo, polemiche, ho visto tanti che lo apprezzano, tanti che non lo apprezzano, vi andrò un po' di dire la mia. Prima di tutto ci andiamo a leggere l'articolo di OneFootball, scaricatela. Allora, la Juve c'era in mercato, in attesa dei colpi Pogba di Maria a zero, la vecchia signora pensa anche a trovare un sostituto a Dusan Vlahovic, priorità, perché Vlahovic deve essere sostituito, sì, c'è Ken, ma cioè io Ken lo mando di via. L'addio di Dybala, oltre per quelli che si potrebbero definire per Morata e Ken, costringe Cherubini a pensare ai ricambi necessari per rendere Allegri competitivo su tutti e tre i fronti, tre competizioni. Ecco. Ricordando l'opzione Muriel, l'ultimo profilo fatto uscire dalla Gazzetta è quello del Ciolito Simeone. Il figlio d'arte sarebbe infatti considerato un buon nome per far rifiatare Vlahovic. Il costo del cartellino potrebbe presentare un'occasione. Circa 15 milioni, la cifra che se il presidente della Sverona potrebbe chiedere alle altre squadre, diciamo. L'Hellas, tra le altre, dovrebbe ancora esercitare il suo diritto di riscatto al Cagliari, intorno ai 10 milioni. Naturale la rinascita dell'ultima stagione. 17 gol e 6 assist in 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Chapeau. Faccio poi diventare il prezzo per chiunque ci farà un pensiero. I bianconeri si sono mossi prendendo informazioni dell'agente dell'argentino, che attualmente a Verona, fonte DAZN, guadagna circa 1,5 milioni, quindi non è manco troppo un problema l'ingaggio. Doveroso segnalare che il numero 99 ha parecchio mercato anche all'estero. La Premier, le scorse settimane, si era parlando di Newcastle, mentre in Liga si sarebbero affacciate, scusate il rumore fuori, Siviglia e Villarreal. Da parte del giocatore, come recentemente dichiarato, in caso di partenza i favori sono tutti verso la Spagna. Spero che il Verona mi riscatti. Sarei contento di stare, ma ho anche ambizioni in crescita. Se dovessi andare via, mi piacerebbe andare in Liga per sfidare mio padre. La volontà è dunque quella di crescere. Da capire se Allegri, un Vlahovic titolare inamovibile, chiaramente, riuscirà a concedergli anche solo un pizzico di guerra al protagonista. Indiscusso al centro d'attacco, dettagliato da Igor Tudor. Le tre competizioni in teoria lo permetterebbero. Bisogna vedere se con il ritorno di Chiesa si intenderà verso il 4-3-3. O a discapito di 4-4-2, dove Simeone troverebbe molto più spazio anche al fianco di Dusan Vlahovic. Vi vado un po' di ragno. Secondo me, cioè, io devo dire la verità, non l'apprezzerei tantissimo. Nel senso che sicuramente è meglio di Kane, e su questo non c'è dubbio. Cioè, se mi dite, ma andiamo via Kane, prendiamo Simeone, accetto subito, cioè senza alcun tipo di dubbio. Però se tipo ci sono Muriel e Arnautovic come altri nomi, chiaro che Muriel è avanti, cioè nel senso che Arnautovic è quello probabilmente che resterà con più probabilità a Bologna, ma anche secondo me Muriel resterà all'Atalanta. Simeone saremo a vedere, visto che come letto l'articolo ha tanto mercato. Però secondo me c'è di meglio. Cioè, secondo me Muriel costa lo stesso prezzo, ha un ingaggio leggermente più alto, ma io personalmente prenderei subito Muriel. Cioè, perché non so raga in molti, ma Muriel secondo me, parere personale, cioè è uno che veramente, un giocatore che a me è sempre piaciuto, straordinario, certo.
Cioè, se non gioca e mangia tanto, quello diventa guaino con la panza. Vabbè, ovviamente si scherza, però. Diciamo che deve essere bello in forma. Uno ti spacca le partite. Comunque, da titolare fa bene con l'Atalanta. È un po' discontinuo, ma anche Simeone tante volte discontinuo. Diciamo che probabilmente Arnautovic è un pelo più continuo. Però nessuno facendo quella partita. Si sta chiaramente che siano discontinui. Quindi, devo dire la verità, lo prenderei? No, cioè, nel senso, se, come dicevo prima, cioè, se diamo via Ken, io lo prenderei, onestamente. Però, se c'è, cioè, se c'è una scelta proprio Muriel, Simeone, vado tutta la vita su Muriel. Ok che Muriel ha qualche anno di più, ma, cioè, non è manco così tanto anzianotto, 30 anni, 31. Simeone ne ha 26, ha 5 anni in meno. Chiaro che, cioè, non sarebbe un colpo di quelli che dici veramente peggio di, non lo so, tipo di Ramsey, Rabiot, per esempio, però diciamo che preferirei un altro nome. Ovvio che se non si può fare di meglio, prendo Simeone e me lo faccio andare bene, cioè, non è morto, cioè, non mica mi arrabbio se la Juve prende Simeone, soprattutto se danno mia Ken, se abbiamo entrambi in rosa, diciamo che Ken lo manderei via subito, anche perché la Juventus mi sa che ha l'obbligo di scatto la prossima stagione da fare a 40 milioni a esercitare. Quindi lo voglio veramente mandare via subito. Perché Ken, sinceramente, non mi aspettavo nulla e ha deluso un pochettino tanti tifosi che invece ci credevano. Certo che cavolo, cioè io da Ken non mi aspettavo nulla, devo dire la verità. Ho subito criticato il colpo, magari su YouTube ho detto che era un bel colpo, ma raga, purtroppo io sono una persona che magari ha un pensiero, ma si fa condizionare dal pensiero degli altri. E questa è una cosa molto negativa, perché io fin da subito ho detto che Ken era il nome sbagliato. L'avevo detto fin da quando circolavano le prime voci, avrei preferito molto più un altro nome, però gli ultimi giorni di mercato. Juventus scema dalle via Ronaldo in quella volta, magari, per carità, magari Ronaldo l'ha detto all'ultimo secondo, però certamente non mi può andare a prendere Ken e dare via Ronaldo in quel modo, cioè hai delle colpe. Però Simeone deve anche valutare che intanto giocare al Verona, giocare al Cagliari con tutto il rispetto è diverso che giocare a squadre top. È un attaccante che non mi ha mai sinceramente entusiasmato troppo, però chiaro che se in giornata Simeone veramente può spaccare tutto. È discontinuo, è parecchio discontinuo, però diciamo che quest'anno mi ha stupito per quanti gol ha fatto. Soprattutto all'inizio, perché poi al ritorno ha fatto quanto? 5-6 gol? Boh. Diciamo che è stata una rivelazione del campionato, secondo me, soprattutto all'inizio, poi al ritorno meno, però. Diciamo che non mi dispiacerebbe, però c'è di meglio secondo me, per quanto mi riguarda. Poi, la Juventus per Cuadrado, secondo qualche media che riporta questa notizia, però non è certa, anzi, tutt'altro, Cuadrado potrebbe essere ceduto, cioè potrebbe non essere rinnovato il contratto, perché ci serve un po' una rottura, ma è tutto fake, perché infatti il nostro Romeo Nagresti, esperto di calciomercato, lo sapete, dice che Cuadrado resterà probabilmente alla Juve. Si era parlato anche nei giorni scorsi di Molina, ma cioè Molina al 99,9% lascia l'Udinese, l'ha anche detto Marino, e la Juve ha detto proprio che potrebbe essere una di quelle squadre in cui potrebbe andare Nauer, però cioè non ha Agresti ha detto che è un affare comunque complicato, diciamo. Ha un canale YouTube, andatelo a seguire, si chiama Romeo Agresti. Per quanto riguarda Di Maria, proprio Romeo ha detto che domani ci sarà veramente l'incontro, non dico decisivo, ma quasi, perché Di Maria vuole un anno di contratto e la Juventus ne vorrebbe offrire due. E spero che la Juve ne offra uno, perché, ragazzi, se saltano a fare per il contratto, io vi giuro che, cioè, io veramente non so cosa fare, perché, cavolo, ok che un anno è poco, ok. E magari Di Maria anche un altro anno se lo potrebbe ancora fare, però vabbè, sono cavoli suoi, ci sta anche. Però cavolo, c'è cioè, un anno dura, c'è cioè, un anno tiettero, cioè ok che ha una certa età, ma cavolo tiettero per un anno, cioè Di Maria, che vabbè, vedremo la giornata di domani, vedremo un po' che succederà. Per Pogba invece
Non è ancora del tutto chiusa, però diciamo che tra una settimana potrebbe anche arrivare veramente la chiusura definitiva, perché secondo quanto riportato da Sky Sport inglese ci sarebbero sia Real Madrid che, come cavolo si chiama l'altra squadra, Paris Saint-Germain, erano interessate, ma attenzione, Fabrizio Romano ha smentito le voci del Real Madrid. Real Madrid sarebbe interessato a Tchouaméni, centrocampista straordinario a Monaco, veramente fortissimo. Mentre per quanto riguarda il PSG, vedremo. Al PSG gli offrirebbero molti più soldi, però cioè, non sarebbe molto centrale nel progetto, però lì potrebbe vincere la Champions League. Però guadagnerebbe molto di più e magari non giocherebbe manco sempre. Mentre la Juve magari non vince la Champions, però cioè, comunque, giocheresti praticamente sempre. Cioè, vedremo un po' cosa sceglierà Pogba. Io spero veramente la mia Juve. Purtroppo al giorno d'oggi i giocatori scelgono più soldi, però vedremo un po' quello che succederà. E niente, ragazzi, questo video finisce qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti di tutte queste trattative che ci sono all'interno del mondo Juve. Ciao, raga. Alla prossima, con un nuovo video. Ah, ragazzi, mi sono dimenticato una cosa. No, Juve, praticamente in giornata di Icar ha rilasciato delle dichiarazioni dopo, cioè quando è attualmente con l'Olanda per giocare alla National League, ha detto che non è soddisfatto dei quarto po dei due quarto post quarti posti consecutivi, vabbè, lasciate stare, e ha detto che sul rinnovo di contratto deciderà lui. Che le sue prestazioni sono state buone secondo lui e stanno migliorando. Secondo lui vedremo un po' cosa farà De Ligt. Diciamo che questa frase ha fatto un po' spaventare i tifosi. Ovvero, deciderò io se rinnovare o meno. Non sono soddisfatto delle stagioni. Di queste due stagioni, per i due quarti posti. E fatemi sapere anche di questo. Ciao.